sono un mucchio di cose a cui non pensi mai. Tipo sono 2 ore e mezzo che sono seduto qui, mi scappa la pipì e non mi va di muovere il culo per andare di là. Tipo, perché le zanzare ti frantumano i coglioni ogni estate? Perché Gemma del Sud interessa così tanto agli italiani? Personalmente io ho una mia teoria, alcuni dicono che è un fake, ma io penso che qualcosa di peggio. Noi siamo incuriositi non di qualcosa di veramente interessante, ma siamo attratti della fama inspiegabile. Quindi l'importante non è essere famosi, ma dare l'illusione di esserlo. Prendiamo il canale di Pinco Pallino. Attraverso un intervento hacker, trucchiamo le visualizzazioni, gli iscritti e pompiamo il tutto a dismisura. Sinceramente pensavo di fare un video divertente su Gemma del Sud, ma dopo aver visto quello dei Pantellas, ho capito di non poter competere assolutamente, quindi esprimerò solamente e semplicemente le mie opinioni. Personalmente, se io avessi trovato un video di Gemma del Sud casualmente, e adesso avesse avuto a malapena una trentina di visualizzazioni, probabilmente non ci avrei fatto caso io come non ci avrebbe fatto caso nessuno. Ma se questo video inspiegabilmente e in modo artificioso dovesse raggiungere magari le 200.000 visualizzazioni, porterà 100 idioti come me ad occuparsi di questo inutile caso. E questo perché? Curiosità e voglia di riflettere, sì, ma anche sciacallaggio. Questo perché noi creatori di video su YouTube siamo drogati del gioco delle visualizzazioni, per godere di luce riflessa di tutto quello che è in voga in quel momento. Facciamo schifo. È per questo che vi prego di non condividere questo video, non diffondetelo. Non iscrivetevi al mio canale, non aggiungetevi alla mia pagina di Facebook e soprattutto non commentate. Io per il momento vi do la buonanotte e vi do appuntamento alla prossima puntata dove eseguirò nudo una coreografia di Lady Gaga. Bilu, bilu.